Ha inizio la cerimonia per la sigla delle modifiche all'intesa tra la Repubblica Italiana e le Assemblee di Dio in Italia. Prende la parola il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, dottor Alfredo Mantovano. Anche a nome della Presidente del Consiglio ringrazio molto per la vostra presenza qui e ringrazio tutti coloro che in questi mesi hanno svolto un lavoro così dettagliato e approfondito per raggiungere a questo risultato e quindi anzitutto la Presidente della Commissione istituita in questa Presidenza del Consiglio, la professoressa Boni, che adesso illustrerà i termini dell'intesa che dà attuazione, come tutti sappiamo, a una norma costituzionale, ma al di là del rispetto della forma che è doveroso, dà seguito anche a un'esigenza sostanziale che è pienamente condivisa dal Governo. Prego. Intervento della Presidente della Commissione per le intese con le confessioni religiose e per la libertà religiosa, professoressa Geraldina Boni. Poc'anzi ricordato, ricorrono quest'anno 40 anni dal traguardo davvero epocale conseguito nell'84 e consistente nell'avvio finalmente della stagione delle intese, di questi istituti contemplati dall'articolo 8 terzo comma della Costituzione, ma che erano rimasti sino allora come sospesi in un empiro inesplorato. E fra l'altro a questa prima stagione appartiene anche proprio l'intesa con l'Assemblea di Dio in Italia. Seppure non tutto è stato semplice e lineare, si conviene largamente che il bilancio di questa attività negoziale sia in ampia misura positivo, completamente in linea con quella laicità che, secondo le parole della Corte Costituzionale nella famosa sentenza 203 dell'89, implica non indifferenza dinanzi alle religioni, ma garanzia dello Stato per la salvaguardia della libertà di religione e regime di pluralismo confessionale e culturale. Non è più contestabile come il principio supremo di laicità, nella tipica declinazione italiana, non solo sia perfettamente compatibile con il dilatarsi del bilaterale, con l'abbandono di posizioni privilegiarie e la preservazione statale e l'apertura senza preclusioni. Per questo è denso di significato che la Commissione per le intese con le confessioni religiose e la libertà religiosa, che ha ereditato le competenze delle due precedenti commissioni e che è stata istituita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 agosto 2023 e che ho ricevuto l'onore di presiedere, si sia riattivata di nuovo in ascolto delle istanze delle confessioni religiose, alcune delle quali, come proprio le Assemblee di Dio in Italia, da molti anni attendono di addivenire a importanti modifiche dell'intesa. Per questo auspico davvero con tutto il cuore che il percorso proceda senza intralci fino al coronamento dell'iter legislativo. La Commissione si è insediata il 15 gennaio e ha lavorato davvero a ritmi sostenuti, riunendosi molto frequentemente e diciamo questo non sarebbe stato possibile senza il supporto laborioso, operoso e anche gentile, disponibile del personale dell'Ufficio Studi e Rapporti Istituzionali. Però devo dire che c'è stata anche una grande coesione di tutte le amministrazioni interessate, quindi tutti i rappresentanti del Ministero, e in questo caso aggiungo anche con profitto in un'atmosfera di sereno confronto e partecipazione con diverse confessioni, fra cui anche le Assemblee di Dio in Italia. Ecco, oggi iniziamo a raccogliere i frutti di questo impegno. È una soddisfazione che ci incoraggia e ci stimola a proseguire su questa strada. Intervento del Presidente delle Assemblee di Dio in Italia, Pastore Gaetano Montante. Solitamente amo parlare a braccio, ma ho scritto qualcosa. Egregio Dottor Mantovano, siamo profondamente grati a Dio per l'opportunità che ci ha concesso di siglare l'intesa modificativa fra il Governo della Repubblica Italiana e le Chiese Cristiane Evangeliche delle Assemblee di Dio in Italia, nella quale sono state recepite le istanze di modifica, elaborate modifica, e vale a dire quello di adempiere il mandato conferito da Cristo alla sua Chiesa, annunciare il lieto annuncio del Vangelo a tutti i popoli, promuovendo salvezza, libertà, emancipazione e la piena realizzazione di ogni persona. Le assicuriamo che il popolo evangelico pentecostale delle Assemblee di Dio in Italia, del quale ci pregiamo di far parte, prega per le autorità, ringraziando il Signore che per grazia ci ha concesso di vivere in tempi di pluralità e di libertà religiosa.
I nostri padri hanno pregato per le autorità costituite, mentre subivano discriminazioni e persecuzioni. A maggior ragione lo faremo noi, godendo dei diritti e delle libertà costituzionali di cui la sigla di questa intesa testimonia in maniera inequivocabile la loro validità e attualità. Consapevoli che, come dice la Bibbia, l'Altissimo domina sul regno degli uomini e lo dà a chi vuole, ci auguriamo che lei e il governo italiano possiate continuare a lavorare per il progresso e il benessere del popolo di questo straordinario paese che è l'Italia. Dio la benedica. Grazie. Siglano per il Governo della Repubblica Italiana il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri Alfredo Mantovano e per le Assemblee di Dio in Italia il Presidente Pastore Gaetano Montante.